benvenuti a questo nuovo appuntamento Class Virtual Show. Mi chiamo Marilena ed oggi sono qui per presentarvi la nuova gamma di trattori Class serie Axion 900 Stage 5. In questo scenario virtuale potete ammirare un Axion 960 che rappresenta uno dei trattori di punta per campo aperto della gamma Class ad altissima potenza. Prima di tutto dovete sapere che la gamma Axion 900 si compone di 5 modelli: 920, 930, 940, 950 e 960. Questi trattori sono disponibili in un range di potenza motore da 325 a ben 445 cavalli. I motori sviluppano coppie motrici estremamente rilevanti, da 1600 a 1860 Nm a seconda dei modelli. Tutti i trattori della gamma Axion 900 sono dotati di trasmissioni a variazione continua Class C-Matic. Parliamo ora di efficienza sulla gamma di trattori Class Axion 900 Stage 5. Entriamo nello specifico con il Product Manager Sebastian. Se parliamo di efficienza, dobbiamo parlare di Class Power Systems, ovvero della competenza Class nel massimizzare l'efficienza del motore e della trasmissione. In questo caso abbiamo un motore FPT Cursor 9 da 6 cilindri e 8,7 litri di cilindrata. Una tecnologia Common Rail a 4 valvole per cilindro, un intercooler e un turbocompressore a geometria variabile. Abbiamo dotato il nostro motore anche di una ventola Bistronic per massimizzare l'efficienza. Class Power Systems comunica al nostro motore le curve di potenza e le curve di coppia. In particolare, sull'Axion 900 abbiamo un intervallo di potenza costante da 1700 a 1900 giri al minuto e un intervallo di coppia costante a giri più ridotti da 1300 a 1500 giri al minuto. In più, rispetto al modello precedente, abbiamo ridotto il numero di giri minimo da 800 a 650 giri al minuto. Questo ci consente di avere una riduzione di carburante di 2 litri all'ora. Parliamo ora della trasmissione. Sull'Axion 900 abbiamo una trasmissione a variazione continua C-Matic. In questo caso si tratta di una ZF Terramatic TMG 45 con unità idrostatica di 110 cm3 e 4 gambe meccaniche innestate in modo totalmente automatico. Grazie a questa interfaccia possiamo avere un'inversione e un cambio di gamma impercettibile per il nostro operatore e in maniera molto confortevole. La trasmissione è comandabile in tre modalità: una modalità automatica, dove la velocità viene gestita direttamente dal pedale dell'acceleratore; una modalità con leva C-Motion, dove la velocità è gestibile dal nostro bracciolo multifunzione; e una modalità manuale, dove l'operatore programma la nostra trasmissione direttamente dal CEBIS a quale regime il motore vuole cambiare la marcia. Questo sistema ci consente di avere il massimo comfort d'utilizzo, una semplicità e un'intuitività per il nostro operatore. L'efficienza del nostro trattore si trasmette anche nel suo impianto idraulico. Sull'Axion 900 abbiamo un impianto idraulico load sensing da 150 o 220 litri al minuto. Possiamo avere fino a 6 distributori elettroidraulici posteriori e fino a 2 distributori elettroidraulici centrali. Per le attrezzature che ne ha necessità, possiamo fornire anche una presa Power Beyond sul nostro trattore. Dall'allestimento CEBIS possiamo anche programmare i tasti per controllare il distributore idraulico sul nostro parafango. L'impianto idraulico è gestibile in maniera diversa a seconda dell'allestimento. Sull'allestimento CIS Plus possiamo comandare il nostro impianto idraulico tramite interruttori basculanti, tasti funzione sulla leva Electropilot e tasti funzione programmabili sulla console. Nella versione CEBIS invece, oltre agli interruttori basculanti e i tasti funzione sull'Electropilot, possiamo comandare l'impianto idraulico tramite i tasti funzione programmabili sulla leva C-Motion. La gestione dell'impianto idraulico ci fornisce diversi benefit e un'ampia scelta nel comando dei distributori idraulici. Questo si trasmette in comfort e semplicità di utilizzo per il nostro operatore. Parliamo di versatilità sulla gamma di trattori Class Axion 900. Cosa hanno previsto gli ingegneri Class in questo contesto, Sebastian? Se parliamo di versatilità, dobbiamo parlare del telaio del nostro trattore. In particolare uno chassis autoportante su cui viene calato il nostro motore di forma fusolata.
nel quale poi è integrata perfettamente un sollevatore anteriore con una capacità da 5 o da 6,5 tonnellate, equipaggiato con uno smussatore di oscillazioni e predisposto a avere anche una presa di forza anteriore. Oltre a questo, abbiamo anche la possibilità di avere un sollevatore posteriore da 11 tonnellate. Questa struttura comporta numerosi vantaggi, come una luce libera grande dal suolo, una struttura molto robusta per uso in condizioni gravose, un massimo di angolo di sterzata anche con pneumatici molto grandi e una grande capacità di sollevamento della nostra attrezzatura. Se parliamo ora della distribuzione dei pesi del nostro trattore, come su tutta la gamma dei trattori prodotti dalla nostra fabbrica di Le Mans, anche l'Axion 900 ha una distribuzione di pesi 50% sulla sella anteriore e 50% sulla sella posteriore. Il passo del nostro trattore è di 3,15 m e la lunghezza totale fuori tutto è di 5,74 m. Questa struttura, questa architettura ci consente di avere la massima trazione nelle nostre operazioni di campo aperto. Il trattore Axion 900 può essere fornito con due tipi di allestimenti, l'allestimento CIS Plus e l'allestimento CEDIS. Nell'allestimento CIS Plus ho uno schermo colorato a 7 pollici sul montante anteriore destro, al quale posso accedere tramite un pomello sul cantone dello sterzo. Anch'esso già viene di serie con distributori elettroidraulici. Ho la possibilità di avere un inversore sul cantone dello sterzo e l'electropilot con la funzione di radio shift. Nella versione più completa, la versione CEDIS sul quale mi trovo adesso, ho ovviamente la disponibilità di avere l'inversore sul lato sinistro del volante, uno schermo tattile da 12 pollici CEDIS, la leva C-Motion con 10 tasti e funzione per la gestione del mio motore e della mia trasmissione, l'electropilot con 2 tasti e funzione e ovviamente 4 comandi per i distributori elettroidraulici. Uno dei pilastri costruttivi dei trattori Class è senza dubbio la ricerca del massimo comfort. Scopriamo quindi quali vantaggi possiamo offrire ad un operatore che utilizza un Axion 900. Se parliamo del comfort del nostro trattore, dobbiamo parlare del comfort di guida. Abbiamo equipaggiato la nostra cabina con 4 punti di sospensione. Oltre a quello, abbiamo equipaggiato i nostri sollevatori sia anteriore che posteriore con uno smussatore di oscillazioni. In più, il nostro trattore può essere equipaggiato con un assale sospeso di tipo ProActive. Se passiamo ora all'interno della cabina, possiamo equipaggiarla con dei sedili ergonomici per il nostro operatore. La cabina è dotata di 4 montanti che ci concede una visuale a 360 gradi durante il nostro lavoro. Possiamo equipaggiarla con fino a 20 fari LED per poter svolgere anche lavorazioni di tipo notturno e abbiamo diversi accessori e possibilità di regolazioni per migliorare il comfort e l'ergonomia del nostro operatore. I trattori della gamma Axion 900 possono chiaramente essere allestiti con le più moderne tecnologie 4.0. Quindi, Sebastian, ci parli di guide satellitari, terminali e gestione dei dati? All'interno del Data Management, Class consente la scelta di due terminali aggiuntivi, l'S7 oppure l'S10. L'S7 è uno schermo touch da 7 pollici ad alta risoluzione a colori. Consente la gestione della linea di riferimento, la gestione delle sezioni parziali, svolta automatica di fondo campo e turn-in, ovvero scelta della traccia migliore. Invece l'S10, oltre ad essere un terminale tattile a colori, è di 10,4 pollici ed è un terminale ISOBUS. Consente di avere fino a 4 connessioni analogiche per telecamere, gestire linee di riferimento, indicare le sezioni parziali, svolta automatica di fondo campo e scelta della traccia migliore. Oltre a questi sistemi, Class ci fornisce sistemi di guida automatica, GPS Pilot. A seconda del segnale di correzione possiamo avere precisione da 30 cm fino a 2 cm di precisione. Questi sistemi ci consentono di avere numerosi vantaggi in termini di efficienza e di ottimizzazione del nostro lavoro in campo. Non possiamo non parlare di telematics sui nostri trattori, di serie su tutti i trattori. La Class è stata la prima ad aver introdotto la telemetria sulle proprie macchine da raccolta e sui trattori. Il telematics consente la documentazione automatica, la raccolta dei dati e il miglioramento dei processi produttivi delle nostre macchine. Oltre a questo, grazie al remote service, ci consente di monitorare sempre le nostre macchine e di programmarne l'eventuale assistenza. Nel 2021, Class ha vinto il premio come Tractor of the Year per il sistema CEMOS on Tractor. Il CEMOS è un'intelligenza artificiale che, grazie alla regolazione dell'attrezzatura, allo zavorre
al telegonfiaggio di pneumatici e alla gestione del regime motore, può dare dei consigli al nostro operatore per gestire al meglio il nostro trattore in termini di efficienza e di rendimento. Questo consente di ottimizzare le prestazioni di lavoro in campo in ogni occasione.